E come annunciato ci colleghiamo con l'assessore della sanità della regione Sardegna, Simona De Francisci. Buona giornata assessore e benvenuta a linea diretta con la regione. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Assessore, parliamo del disegno di legge sulla sanità naturalmente, in discussione questi giorni in regione, parliamo della rete ospedaliera, in cosa consiste questo provvedimento? Beh, intanto l'esigenza di riorganizzare la rete ospedaliera, quindi con i parametri, adattandole ai parametri della spending review, della revisione della spesa che è diventato decreto con questo governo nel luglio scorso. Noi abbiamo dovuto adattare appunto il nostro disegno di legge, quello sul quale stavamo già lavorando, ai nuovi parametri. Abbiamo la necessità di riorganizzare la rete ospedaliera, sono davvero tanti posti letto in più, contiamo in un taglio previsionale di 1300 posti letto, non tutti saranno tagliati, sugli 800 saranno riconvertiti a lungo degenza e a riabilitazione, anche per diminuire quello che è l'offerta ospedaliera, ma che non è da intendersi in erogazioni di servizi di qualità inferiore, ma una riorganizzazione proprio dei singoli reparti. Ci sono reparti che hanno una copertura del 30-40% e il resto, quello non coperto, genera costi che fanno salire a dismisura la spesa sanitaria, che invece potrebbe essere utilizzata per erogare servizi con più efficienti e di maggior qualità. Quindi il senso è proprio quello, una riforma che deve essere fatta, che vogliamo fare noi in Sardegna, non vogliamo che venga fatta dai burocrati romani con tagli che sono solo ragionieristici. Sarà una proposta che faremo ai direttori generali. I direttori generali sono quelli che in questo momento conoscono meglio il loro distretto sanitario, il distretto sanitario di competenza. Poi ci sarà un'ampia consultazione con le università, con le parti sociali, con gli enti locali, dopodiché a tirare le fila saranno commissione consigliare competente e regione, che poi cercherà di omogeneizzare tutto quello che sarà il percorso. È un processo quello di avere un occhio alla qualità del servizio erogato e un occhio al contenimento della spesa. È fondamentale, un processo direi ormai irrevocabile di non ritorno. Ecco, assessore, un'ultima domanda. L'approvazione del disegno di legge, insomma, dovrebbe portare nelle casse regionali un finanziamento da parte del Ministero di circa 250 milioni di euro. Ecco, sì, sono esattamente sì. 244 milioni di euro, okay. Di cui 200 già assegnati alla Sardegna. Okay. Loro aspettano di erogare queste risorse dietro la presentazione di un disegno di legge, proprio di una legge di riorganizzazione della rete ospedaliera. Voi sapete, molti dei nostri ascoltatori, certo, dei vostri ascoltatori lo sapranno, il piano sanitario approvato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura era stato poi cassato dal TAR proprio nella parte relativa ai posti letto, quindi noi non abbiamo di fatto dal 98 un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. A questo è legato questo tot di finanziamento, sono delle risorse che in un momento in cui invece ci vengono tolte abbiamo ovviamente la necessità e l'urgenza, certo, di portare a casa almeno quelle che ci sono già state assegnate, sì, e con quello andremo a completare quel tipo di rimodulazione di interventi in materia di edilizia sanitaria che abbiamo già avviato con 152 milioni di euro di ex fondi FAS. Quindi 152 milioni di euro più 244 milioni di euro, di cui 200 immediatamente spendibili e incassabili dalla Regione Sardegna, per rifare il look a molti ospedali. Tenete conto che l'88% attualmente degli ospedali sardi non sono accreditabili, significa che non hanno tutti gli standard. Noi puntiamo a riqualificare tutta la parte di edilizia sanitaria dei nostri ospedali. Ecco, per quanto riguarda naturalmente il territorio di nostra competenza, ci sarà qualcosa per Alghero, la città di Alghero, si parla del nuovo ospedale e del reparto di lungo degenza. Ecco, è proprio, ha fatto bene a farmi questa domanda, perché sì, nel momento in cui noi abbiamo fatto il piano di investimenti da 152 milioni di euro, l'onorevole Mario Bruno e l'onorevole Mario Diana avevano lamentato l'assenza dei territori di Oristano e Sassari, e io avevo risposto, ed è un impegno che confermo, che il riequilibrio ci sarebbe stato allorquando fossero arrivate quelle risorse. Noi non potevamo fare una
uno spezzatino, perché certo, non ce l'avrebbero accettato, dei 152 milioni di euro. Abbiamo fatto delle scelte consapevoli però che il DDL l'avremmo portato a casa in tempi brevi e che questo ci avrebbe consentito di portare a casa ulteriori risorse da destinare proprio a quelle aree che erano rimaste fuori o parzialmente fuori nel caso di Oristano rispetto al primo stanziamento. Quindi certamente sì Alghero, ma non solo, per quanto riguarda la provincia di Sassari, il distretto sanitario di Sassari. E ringrazio l'assessore della sanità della Regione Sarda, Simone De Francisci, grazie per essere stata nostra ospite in linea diretta con la Regione. Arrivederci, grazie a voi. Ed ora ci colleghiamo con l'onorevole Francesca Barracciu, consigliere regionale del Partito Democratico, componente della Commissione di Sanità in Regione, relatore di minoranza appunto per quanto riguarda il disegno di legge sulla sanità in discussione in questi giorni nell'aula cagliaritana. Buona giornata onorevole Barracciu e ben ritrovata in linea diretta con la Regione. Buongiorno a voi. Allora, come dicevamo, lei naturalmente è il relatore di minoranza per quanto riguarda il disegno di legge in discussione in questi giorni in regione. Cosa ci può dire riguardo questo disegno di legge sulla sanità? È soddisfatta? Quali sono i punti che cambierebbe? Insomma, qualcosa che ci può dire? Ecco. No, io non sono per niente soddisfatta, e questa insoddisfazione, che non è soltanto mia ma di tutto il centro-sinistra, l'ho rappresentata attraverso la relazione di minoranza nelle settimane scorse. E non solo, anche la discussione che ne poi è seguita articolo per articolo sta mettendo in evidenza tutti i nodi critici che questa legge contiene, i profili di illegittimità, di inopportunità e anche di inapplicabilità. Riteniamo che sia lungi dall'essere una benché minima riforma del sistema sanitario sardo, riteniamo che sia l'ennesimo tentativo che fallirà da parte di questa giunta regionale di occuparsi di sanità in Sardegna. Tengano conto gli ascoltatori che sono passati 3 anni e mezzo da che la giunta regionale si è insediata, e nonostante questi capellacci in testa abbiano fatto la campagna elettorale con la quale che hanno vinto, l'abbiano fatta sostanzialmente proprio sulla sanità e sul piano paesaggistico regionale, come si sa, ma in particolare anche sulla sanità, promettendo una stagione di riforme senza precedenti nel sistema sanitario regionale, in particolare la cancellazione di tutto ciò che aveva fatto il centro-sinistra. Tengano conto gli ascoltatori che dopo 3 anni e mezzo non c'è traccia di piano sanitario regionale, non c'è traccia di riforma, non c'è traccia di linee guida, non c'è traccia di atti aziendali rinnovati, di protocolli con l'università, di misure che arginino la spesa farmaceutica che è diventata tra le più alte in Italia. Insomma, un sistema sanitario totalmente in anarchia, senza una politica sanitaria, che ha generato, tutto questo ha generato in Sardegna 360 milioni di disavanzo del bilancio sanitario. Si sappia ancora che noi del centro-sinistra nel 2008 abbiamo consegnato la regione al centrodestra con un disavanzo, quello del 2008, l'ultimo praticamente bilancio nostro in sanità, con 76 milioni di disavanzo. Il centrodestra lo ha fatto arrivare in soli 3 anni a 360 milioni. Si capisce quindi anche da questo dato semplicemente matematico e finanziario quale sia il livello di governo in sanità che questi sono stati capaci di produrre. Ma si parla di un ulteriore taglio di posti letto? Allora sì, si parla di... Allora, questa legge sostanzialmente tende a recepire quelle che sono le disposizioni della spending review e del decreto Balduzzi che sono stati appunto approvati nelle settimane scorse. Perché dal livello nazionale ci è stato detto che bisogna abbassare la percentuale di posti letto su 1000 abitanti e noi dobbiamo scendere a 3.7 ogni 1000 abitanti, quindi dobbiamo fare un taglio sostanzialmente di 1300 posti letto. Noi riteniamo che la strada per tagliare i posti letto non possa essere quella di questa legge assolutamente pasticciata. Noi riteniamo che per tagliare 1300 posti letto sia necessario riscrivere il piano sanitario regionale. Invece qui si tratta di fare un calcolo matematico, punto e basta, senza tener conto di tutte le altre esigenze.
tagliano 1300 posti letto soltanto con un unico criterio che è stato indicato, che è il tasso di occupazione. E il tasso di occupazione, tenete conto, non è più un criterio che viene utilizzato da nessuna parte, è un criterio desueto che non dice niente dei bisogni di salute. Insomma, ci vuole piano sanitario regionale, perché tagliare 1300 posti letto significa dover riorganizzare i servizi nel territorio, ovviamente, per l'assistenza. Noi non diciamo che non debbano essere tagliati, diciamo che però l'analisi deve essere fatta in maniera approfondita. Perché a decidere chi taglia questi posti letto sono i direttori generali. Ecco, un altro punto che noi contestiamo fortemente è che la giunta regionale scarica la responsabilità politica, che invece dovrebbe assumersi, di decidere dove, come, quando, perché, per quali motivi si tagliano 1300 posti letto. Invece i direttori generali lo faranno con un potere assoluto, ciascuno per la propria parte, senza dialogare tra di loro, con magari, lo dico per assurdo, no? Ma lo dico per ipotesi naturalmente estrema, potrebbe essere che con questo procedimento, in assenza di un quadro generale che dà il piano sanitario regionale, potrebbe essere alla fine che vengono tagliati tutti i posti di medicina generale. L'altra, perché se non si dialoga succede questo, certo. L'altra assurdità che potrebbe venirne fuori è che metta il caso che tutti gli ospedali della Sardegna abbiano un tasso di occupazione del 75%, perché questo è l'unico criterio che viene indicato, allora vuol dire che se tutti hanno il tasso di occupazione del 75% neanche un posto letto viene tagliato. Cioè, capisce che è un pasticcio senza precedenti, che non raggiungerà l'obiettivo imposto dal governo, tra l'altro un obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31-12 di quest'anno, e che pertanto tanto vale rimettere in mano al piano sanitario regionale, prenderci qualche mese in più e dare ai sardi un sistema che funzioni e soprattutto che corrisponda alle loro esigenze, non ai capricci del direttore generale o alla volontà del direttore generale, che si sa può essere anche legato o portato non a fare le scelte politiche nell'interesse della comunità, ma magari a fare scelte personali e, come spesso accade con questi direttori generali, quasi tutti, scelte anche di ordine clientelare. Perfetto, io ringrazio l'onorevole Francesca Barraccio, consigliere regionale del Partito Democratico, e la ringrazio per essere stata nostra ospite a Linea Diretta con la Regione. Grazie a voi, a presto.